Dal libro di Amos. Ora vi erano due città, Sodoma e Gomorra. Sodoma, lo dice la parola stessa, era una città di sodomiti, dove gli uomini venivano trasformati in donne, ma dall'altro versante, insomma, no? Sta scritto che già fa. Ora tutti camminavano con le spalle lungo il muro e mai si alzavano dalle sedie. Molti, se cadevano 100 lire, non le accoglievano per prudenza. E i più avevano le scarpe slacciate. Le folle erano eccitate di sesso, tutti, donne, uomini, bambini, commercialisti, elettrauti, cartolai. E non solo la mattina, allorquando è un'illusione idraulica, ma durante tutto il giorno. E la folla, senza ritegno, se ti incontrava per strada, ti faceva un servizietto da 24. E fa male, perché la folla sono tanti. E la gente era dissoluta e gli uomini si accoppiavano con le donne nelle posizioni più bislacche. L'uomo sotto e la donna sopra. Oh, boh, questo non è tanto bislacco. Oppure l'uomo accovacciato e la donna messa su. Spamarò! Gesù, che... Allora, questo è difficile, ma deve essere bellissimo, eh? Ora il clamore di Sodoma arrivò fino al cielo, succhiotti, sciacquetti, mugulì, e gli angeli dissero: Signore, perdona loro perché non sanno quel che fanno. E Dio disse: perché, che fanno? E gli angeli dissero: ma come, tu non sei onnisciente? Sì, ma ero distratto, disse il Signore. E in questo l'Altissimo guardò e disse: Nespole, questi lo sanno quello che fanno, altro che si accoppiano come maiali tra pecorelle smarrite. E gli angeli dissero: razzi, pure i maiali e le pecore, ale! E Dio disse: in vero Sodoma si è riempita di iniquità, ed io metterò fine all'iniquità con lo sterminio. E gli angeli dissero: oh Signore, tu ami troppo il tuo popolo. E Dio disse: voi pensate, io sono fatta così, che volete fare? E il Signore affidò a Gomorra il compito di sterminare Sodoma. Gomorra, lo dice la parola stessa, è una città di gomorristi, una città laboriosa dove si pratica l'arte dello spacciare e del raffinare in un clima di famiglia. E gli abitanti di Gomorra furono abilissimi nell'eliminare coloro che avevano sgarrato. E i gomorristi si riprodussero sulla faccia della terra. E ancora oggi, se c'è di eliminare qualcuno, ci si rivolge ai gomorristi.